Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Madonna, guardate che faccia. Sono al terzo giorno dei miei low days. Per chi mi stesse seguendo, non avesse visto gli ultimi video, sto facendo il mio percorso di definizione. Sono passate quasi 5 settimane da quando ho iniziato e sto andando molto bene. E sto facendo un approccio calorie cycling. E fino a questo momento ho fatto un approccio 2 giorni bassi e un giorno alto. Adesso, oggi praticamente ho deciso di fare il terzo giorno basso, semplicemente perché nell'ultima settimana ho notato un pochino uno stallo. Quindi oggi provo per la prima volta il terzo giorno basso e vi porto con me. E non vi nego che sta diventando abbastanza difficile. Diciamo che per le prime 4 settimane, a parte che non ho tracciato letteralmente con l'app quasi niente, sto seguendo un approccio intuitivo. Però nelle ultime 2 settimane, penso da quando ho toccato un attimino il mio body fat settling point, che ognuno di noi ha diciamo un range di body fat a cui il corpo tende a sentirsi meglio, appena ho toccato il limite inferiore è lì che ho iniziato ad avere più fame, e cioè più fame sicuramente durante la giornata, a dormire un tantinino peggio, e quindi penso di essere arrivato a quel punto, ma voglio spingere. Questo è il punto in cui molte persone abbandonano, anche io in passato, ma questa volta voglio spingere perché ho un obiettivo e lo voglio raggiungere con tutto me stesso. E ecco che c'ho pronto nello shaker multiuso di Foodspring il mio caffè shakerato con caffè decaffeinato. Ci ho aggiunto del dolcificante, un goccio di latte and we're ready to go. Guardate che schiumetta, meglio di Starbucks sta cosa. Abbiamo trovato pure una cannuccia, facciamo un piccolo taste test. Niente male, decaffeinato perché così c'ho spazio per la Monster e non vado in overload di caffeina. E per chi mi segue da un po' lo sapete, perché mi bevo il caffè? Perché faccio il digiuno intermittente. Soprattutto se ho poche calorie durante la giornata, il digiuno intermittente, mi sveglio, sposto il più in là possibile il primo pasto e ho notato che mi aiuta un sacco con l'aderenza, perché a me tendenzialmente mi viene fame più in avanti nella giornata. Non è per tutti, ma se stai all'università, se stai studiando o se lavori in ufficio, pensaci, perché potrebbe veramente esserti di aiuto a risparmiare un po' di calorie la mattina e averne di più in avanti nella giornata. Wow, buonissimo. Buongiorno. Sei Giulio, buongiorno. Ora puoi andare. Ciao. Olè. Raga, mi sa che è giunta l'ora di farvi vedere qualche campione spoiler delle prossime collezioni di Kaizen. Che dite? Okay. Giorno un attimo, che per chi ci segue un po' sapete che io insieme a Sammy stiamo veramente provando a costruire il nostro brand di abbigliamento, che è Kaizen, come vedete qua, e abbiamo in programma 2 lanci maschili. Abbiamo fatto l'ultimo lancio femminile poco fa, tipo 2 settimane fa, e abbiamo in programma 2 lanci maschili da fare prima dell'estate, e ovviamente vogliamo uscire con dei pezzi fighissimi. Quindi uno lo sto indossando proprio adesso e è praticamente, c'è questo loghino ricamato su un collo un pochino rialzato oversize, che veramente secondo me è una bomba, cioè ce l'avremo di questo colore nero e bianco. Ma adesso vi faccio vedere gli altri campioni che stiamo pensando di fare e dateci il vostro feedback. Allora, rapidamente, oltre all'oversize che sto indossando e che ho fatto vedere, abbiamo creato la nostra prima lifestyle shirt, e questa, guardate un po', avrà il nuovo loghetto per la prima volta diverso. Perché? Perché è un range completamente diverso, è una sorta di scoop neck e l'abbiamo ideata da mettere fuori alle serate quest'estate e accentua veramente un sacco il fisico. Poi guardate un po' qua, abbiamo la canotta per quest'estate, non abbiamo ancora deciso se farla in blu, fateci sapere. Sicuramente l'altro colore sarà il nero, perché secondo me il nero è una figata, e l'abbiamo un attimino ridotta e fatta un pochino più, come dire, smanicata rispetto a quella che avevamo proposto l'anno scorso. Poi abbiamo 2 camo che abbiamo fatto letteralmente da zero, ma non sappiamo se le faremo oppure no. Queste hanno un nuovo taglio tipo sleeveless, no? Quindi è tipo a metà tra la canotta e una maglia performance. A me piace un sacco questo arctic camo, ci abbiamo pure questo dark camo. Abbiamo chiesto su Instagram, ci avete detto questa sì, questa mi sa che non la facciamo, però fateci sapere anche qua cosa ne pensate. Ed è arrivato il momento di bere la prima caffeina giornaliera. Questa è una 3D, che è praticamente come la Monster White, che qua a Lussemburgo troviamo la 3D ancora meglio, tutta riguadagnata da quella che c'era a Alphaland, e ovviamente rigorosamente 0 calorie, non quella calorica, e comunque sempre stare un pochino attenti all'introito di caffeina giornaliero. Però devo dire che in deficit in questo momento è uno dei modi migliori per sopprimere la fame, e ci sto andando abbastanza tosto. Non lo consiglio, ma tipo ormai mi conosco ed è una di quelle cose che faccio sempre quando faccio una fase di definizione, è proprio quella di iniziare a bere più caffeina. Pace, lo accettiamo, ma non è che non lo sto consigliando.
Finalmente il primo pasto è anche il pasto pre-workout e qui è dove provo sempre a farmi un po' di carbo e un po' di proteine. E sinceramente a volte ci arrivo che non ho tanta fame, ma mangio comunque perché voglio un pump migliore. C'ho qua letteralmente facilissimo, raga, 2 fette di pan bauletto. È una giornata bassa per me, quindi non posso esagerare. Nelle giornate high magari faccio qualcosa di meglio, però c'ho 2 fette di pan bauletto per un po' di carboidrati per il pump. Poi mi porto sempre un pre-intra-workout, che sono queste Clear Whey 25 grammi, così che ho delle proteine, e ci aggiungo anche 7 grammi di L-citrullina, appunto per migliorare il pump, dato che è un precursore alla produzione di nitric oxide e quindi aumenta il flusso sanguigno. Questo sarà il primo passo, tra virgolette, cioè le mie proteine, un po' di carboidrati, è leggero, super digeribile, non mi si ferma sullo stomaco, e però mi dà quel carbo in più e quell'energia in più per spingere in palestra, perché alla fine è la cosa più importante per riuscire a mantenere la nostra massa muscolare, è proprio spingerci in palestra. 2 fette di pane bianco in questo momento sono comunque buonissime, e faccio il mio shake, ci becchiamo fuori dalla palestra. Questo è tipo il rituale che facciamo pre palestra insieme a Sammy. Oh yeah, DJ Sammy, DJ Forrest in the house. Ok raga, siamo fuori dalla palestra, come vedete ho quasi finito il mio shake, mi faccio l'ultimo goccetto prima di entrare. La cosa più importante di tutte in questa fase di definizione, letteralmente sto conservando tutta la mia energia per andare in palestra e spingermi con gli allenamenti. È l'unico modo per provare a mantenere o anche a costruire. Mi sento un insetto addosso. Mi si è dato, credo. Eccolo. Mi sentivo un insetto addosso e c'avevo ragione. È l'unico modo per mantenere o persino costruire un pochino di massa muscolare in deficit calorico. Poi ovviamente adesso non penso che ne costruirò niente, però questo voglio comunque essere super focalizzato e provare a dare il massimo durante gli allenamenti. Poi oggi una cosa figa, facciamo una cosa diversa. Da un sacco di tempo che non lo facciamo. Io e Sammy ci alleniamo insieme, yes. Come old times, come Barcelona Vlogs di tipo 5 anni fa. Non vedo l'ora, vediamo se ci troviamo bene oppure no. Abbiamo un full body iniziando con spalle. Let's get it started. Ok raga, primo esercizio, stiamo facendo questi light lateral raise, quindi oggi è la giornata leggera, in un'altra seduta faccio un po' più pesante, oggi invece voglio focalizzarmi sul controllo, sulla connessione mente-muscolo, su veramente combattere l'eccentrica e sentirlo bene nel deltoide laterale. Abbiamo 5 serie e poi continuiamo con l'allenamento, passiamo a fare una spinta Smith overhead press, ma intanto iniziamo così, così abbiamo il deltoide laterale bello pompato e in forma. Guardate, guardate anche il Sammy, grandissimo bro. Dai, bro. Sembri grosso, poi con questa maglia. Sì, sì, ci sta. Si vede, si vede, ma voglia, voglia, voglia. È fatta apposta così che. Sì, sì, sì. Allora, dopo aver fatto 5 serie di lateral raise, abbiamo 2 serie di questa spinta verticale. Ho reiniziato a includere le spinte verticali, in realtà non l'ho fatte per veramente un sacco di tempo, ma ora che sono in definizione voglio essere sicuro che diciamo la spalla sia tonda, quindi dobbiamo colpire il laterale, posteriore e anteriore, e quindi qua facciamo su 2 delle mie 3 giornate full body, faccio 2 serie di questa spinta verticale e oggi facciamo Smith overhead press. Ho messo 20 kg al lato e vediamo un pochino quante rep riesco a fare. Provo a rientrare tra le 6 e le 10 ripetizioni. Thank you.
appena usciti, raga, e non vi nego che non è stato un workout granché. E purtroppo è così, l'energia stenta. Poi, vabbè, se stiamo pensando a filmare, mi focalizzo di meno sull'allenamento e niente, non va alla grande. Poi non mi sento concentrato, poi il pump non mi viene, eccetera eccetera. Poi è il terzo giorno low e so veramente, so che è tutto in testa, ne ho parlato pure con Sammy, molto di questo è in testa, quando state in deficit calorico pensate sempre di andare peggio. Poi quando riguardate le clips dopo, tipo, no, quando state in bulk la volta dopo dite cavolo però ero definito, però invece che so la terza low mi sento veramente spompatino e mingherlino. Comunque torniamo a casa che ci abbiamo la chiamata con Ale, poi io c'ho il parrucchiere alle 4:40, il barbiere, quindi dobbiamo fare rapidi e non so se mangerò a casa o fuori casa, probabilmente mi faccio un panino fuori casa così che riesco a farci rientrare tutto. Intanto la cosa fighissima è che il clima a Lussemburgo in quest'ultima settimana è stato veramente veramente una bomba e cambia tutto, è molto più bello, si vede molto meglio, non vedo l'ora che arrivi l'estate. Allora raga, chiamata con Ale fatta, capello nuovo fatta come avete visto, non ho ancora mangiato da quando siamo usciti dalla palestra, è passata quasi un'ora e mezza, io sto morendo di fame e quasi andavo in catabolismo, no, però la finestra anabolica è importante mangiare dopo l'allenamento, ma va bene, ci facciamo andare bene pure se è un'oretta, due ore dopo, anche se il prima possibile sarebbe il massimo. Sono venuto da Subway che sta qua al centro appena fuori il barbiere, mi sono preso un footlong, guardate che paninozzo qua, con doppio pollo, lattuga, insalata verde e pomodoro e un po' di olive nere, e letteralmente tutto qua, ah, un po' di formaggio singolo. Sarà il pasto grande di oggi perché letteralmente queste sono 1000 calorie più o meno che mi partono così, però me lo godo, è bello grosso, che bomba. Bene, back in the studio, in realtà sto fuori, guardate che figata, abbiamo appeso le bandierine italiane. E qua fuori, vabbè, faremo questo studio ancora fino a fine maggio e stiamo provando a spostarlo, l'avevo già detto, a Roma, e se lo facciamo vi mostrerò il nuovo garage o studio dove faremo i pacchi per i prossimi lanci di Kaizen. Intanto è passata pure questa giornata, io spero che vi sia piaciuto questo video e pensavo di portarvi un vlog e un video informativo così riesco a metterne fuori in maniera più costante almeno due video a settimana, e i vlog veramente mi piace perché vi porto con me e vediamo insieme i cambiamenti e vediamo insieme appunto questa definizione, gli ups and downs. Ci saranno giornate dove sono più basso in termini di energia e altre giornate dove sto meglio e ve lo voglio far vedere e vi voglio portare con me. Io so di essere migliorato tanto e se penso che ho ancora un sacco di tempo prima dell'estate, sono veramente felice della scelta che ho fatto quest'anno, che era quella di non bulkare eccessivamente, così che non dovevo fare, diciamo, una definizione lunghissima, bensì appunto già stare in una condizione ottima e avere comunque un sacco di tempo per provare veramente a scendere, perché questo l'obiettivo che mi sono messo, è un obiettivo che non ho mai fatto prima e voglio veramente raggiungere, voglio arrivare a una condizione che non ho mai raggiunto prima, ed è un obiettivo non di vanto estetica e di vanto estetico solo quello, è proprio un obiettivo che mi metto a me perché so che sarà difficile, ma so che mi obbligherà a lavorare ad essere costante e disciplinato, e a me ogni volta che faccio un periodo di definizione mi piace per quello, perché è come se la mancanza di cibo ti obbliga veramente a trovare soddisfazione nel resto e è come se mi desse una marcia in più, non so se alcuni di voi, se succede anche a alcuni di voi. Questo è tutto per questo video, ti chiedo se ti è piaciuto di lasciarci un like che ci aiuta un sacco, e niente, qualsiasi commento lo apprezziamo tantissimo sia io che Sammy, quindi sì, se ti va lascia un commento, se sei nuovo ma non penso che sei arrivato fin qua, se non penso ti stavo per dire iscriviti, ma probabilmente sei già iscritto, ti apprezzo veramente un casino, ci vediamo nel prossimo video come sempre. Keep improving. Ciao, ragazzi.